Buonasera, anzi buonanotte, sono quasi l'una del mattino, mezzanotte passata almeno, sono mezzanotte insomma. Sto andando a casa di Paolo, in realtà faccio un video sotto casa sua per lamentarmi, una lamentela ufficiale. Vabbè, la parola è lamentarsi, ma in realtà forse non dovrebbe essere lamentarsi, però diciamo per chiacchierare, no, per dire qualcosa a Paolo, sperando di non svegliarlo, perché notte magari vuole dormire. Guarda bellino il video con le stelline, queste sono tutte stelline, vedete? Aspettate, ma dove sono? Vanno via. Le stelline aliene, dove sono? Dove siete? Dove siete alieni? Dove siete alieni? Dove siete? Mi fate mai vedere? È meglio così, però, dai. Sennò sembra che voglio essere chissà chi. Insomma, andremo a lamentarsi perché, insomma, io ho vinto i giochi, ho fatto test importanti, sono stato. Mi hanno detto tutti che ero il più intelligente, ma qui raccontano, ma soldi non ne danno, perché dicono che induriscono il cuore, te lo fanno diventare di pietra. E macchine non ne vogliono dare, case nemmeno. Cioè, tutta questa intelligenza dov'è? Se poi non la si può mettere in pratica. Ecco la casa di Paolo, sta qui. No, non so se al secondo piano la luce è accesa, ma lui dorme anche con la luce accesa, dice. Io non credo, però è così. Insomma, il discorso è Paolo! Aspetta. Paolo! Qui mi pigliano per il sedere. Mi dicono che ho vinto. Mi dicono che sono come un alieno. Perché sono super intelligente. C'ho il senso dell'onore, quello giusto, senso di giustizia, anche se ogni tanto voglio ridere e scherzare, con un pizzico di cinismo, ma il cinismo dei film, delle serie TV, quelle che ti fa ridere, che non è reale, insomma, o almeno credo. Paolo! Sei a letto? Insomma, mi hanno fatto tutti questi test importanti e io sono sempre vestito così. Guardate come sono vestito. Ciabattine bianche, jeans neri, giubbotto nero, felpa nera, pile nero, maglietta bianca sotto. Questa è una maglietta bianca. Per cambiare un po' di colore, sempre di nero, ci si può mica vestire. Paolo, dormi? Oi, caro Paolo, qui mi pigliano per il sedere, mi raccontano, sono importante, mi dicono anche che sono bello, ma io sinceramente non mi vedo bello e non mi voglio certo imbruttire, fate un po' voi. Paolo! Che dorme ora domattina, ora alcuni di questi giorni lo vedrò, glielo chiederò mai. Che si fa Paolo? Che si va in tribunale? Paolo, si va in tribunale a cercare se danno qualcosa, visti? Vuole andarmi il teletrasporto, i soldi, la casa, la macchina, l'importanza fino a un certo punto, ma soprattutto mi dovevano far viaggiare e divertirmi, ridere, scherzare, trovare la mia gente, la gente come me, perché insomma siamo in tanti su questo pianeta e siamo tutti diversi, mi sembra strano. Invece non hanno dato nulla. Vabbè Paolo, dormi, vai. Bello però questo palazzo, condominio, questo. Vabbè Paolo, vabbè, io l'ho fatto sto video, speriamo di ricordarsi del video, che non mi rubino i ricordi o mi cancellino la memoria, come hanno fatto tante volte. I ricordi se li deve pigliare Paolo questo qui, purtroppo volente o dolente. Buona lottata ragazzi.